La prima cosa che fa una persona che si occupa di lobbying, public affairs, è anche diciamo, un altro eufemismo, poi c'è sempre lobbying, c'è una distinzione leggera, teorica, ma insomma, poi magari se volete ve la racconto, è quella di andare ad attingere alle fonti primarie pubbliche, noi ci attingiamo a fonti pubbliche, di quella che è l'attività istituzionale che parte a livello centrale, può essere a livello regionale e a livello cittadino. Naturalmente la trasparenza di quello che viene chiamato il processo decisionale, cioè di come si formano le norme, gli atti, i regolamenti, in Italia è bassissima. Quindi il nostro lavoro è molto complicato da questo. Noi lavoriamo su delle norme che migliorano il mercato per tutte le aziende e poi tocca alle aziende giocarsela nella competizione del mercato. Il governo ha degli organi tecnici scientifici che sono gerarchicamente anche controllati dal governo e dai ministeri, che sono preposti all'analisi tecnico-scientifica di determinate proposte. Sul discorso delle scuole, quando ho iniziato io non c'era proprio nulla, era proprio tutto molto imparare sul campo. Ora esistono tantissimi corsi, sia universitari ma soprattutto post-universitari, dove si raccontano. Io partecipo come professionista in tantissimi corsi universitari come diciamo, a portare la parte di chi fa la cosa pratica, Università di Torino, Perugia, Roma, ovunque ormai ci sono. Quindi chi vuole può studiare e poi bussano alla porta e mi arrivano 250.000 curriculum di ragazzi che vogliono fare questo mestiere. Prima erano molto pochi, ora sono tanti. Volevo ringraziare veramente la dottoressa Palazzolo perché per formazione io sono molto lontano dai temi che sono stati affrontati questa sera, immerso come sono in studi di latino, di greco ed altro. So peraltro che anche la dottoressa Palazzolo è una umanista, è anche un'esperta d'arte, mi pare. E comunque ho ascoltato con affascinato con questo racconto di cose che mi sono sembrate così lontane dalla mia vita, e invece sono cose che evidentemente indirettamente mi hanno coinvolto e come coinvolgono ciascuno di noi. Devo dire che all'inizio della serata io ero diffidente, molto diffidente, perché parlare di lobby mi sembrava di ascoltare qualcosa di oscuro, qualcosa di misterioso. E alla fine invece della serata, sempre affascinato da questa vivacità della nostra relatrice, dalla capacità che ha avuto di coinvolgerci, devo dire che il lobbista mi appare come un missionario della trasparenza. Quindi, diciamo così, che dall'inferno è salito al paradiso, proprio nella parte più alta Nell'anno dove dantesco è brilla la perfetto. luce, in sostanza, ecco. Quindi io ringrazio ancora la nostra dottoressa, è stata una serata affascinante, interessante, meravigliosa, ripeto, specialmente per uno che non sapeva nulla di tutto quello che è successo. Posso immaginare come dei giovani oggi riescano, possono, desiderino avvicinarsi a questa professione, che ha una sua nobiltà, peraltro, una sua nobiltà e soprattutto una sua visione etica. E credo tutto sommato che questa eticità possa essere la caratteristica più importante di una professione che parte con tanto odore di zolfo. Grazie ancora e speriamo di poterla La avere posso ancora con noi. citare, caro Presidente? Sì? C'è una professione che parte con tanto odore di zolfo, è bellissima, la utilizzeremo sicuramente. La ringrazio, è molto cortese e molto No, garbata. è E auguri a lei, alla sua famiglia, ai suoi studi, all'arte, soprattutto allo studio dell'arte. So che che non lei lascio mai. è una profonda conoscitrice d'arte. Beata lei, faccia bene.
Auguri, buonanotte a tutti e grazie di essere stati con noi Grazie a questa tutti. sera.